Grazie, spero stiate bene. Anche oggi vi voglio consigliare un libro che potete leggere in questi giorni da casa se siete interessati a questo argomento. Sempre su quel, continuiamo sempre su quel filone dei libri consigliati come approfondimento per gli esami. Quindi, in base ai vostri interessi, naturalmente il libro è in italiano. Niente, il titolo del libro è Rifiuti Zero, è scritto da un certo Rossano Ercolini. Chi è Rossano Ercolini? Rossano Ercolini è un maestro di scuole elementari che per tutta la vita si dedica alla questione dei rifiuti, fondando anche delle associazioni e quindi tutta la sua esperienza. La raccoglie effettivamente in questo libro dedicato ai rifiuti. Naturalmente ci sono tantissimi libri sull'argomento. Perché io ho scelto questo? Ecco, perché mi piaceva soprattutto il messaggio che questo insegnante ci dà a tutti noi. Perché secondo Ercolini noi abbiamo un'idea sbagliata dei rifiuti in Italia, perché diciamo, guardando il telegiornale, quindi guardando la televisione, le immagini che ci rimangono in testa sono sicuramente l'immagine dei cassonetti incendiati, degli scioperi, dei netturbini che lasciano le strade sommerse di sacchi di immondizia, oppure pensate allo scandalo della Terra dei Fuochi, alla discarica anche discariche a cielo aperto che purtroppo si trovano un pochino in tutta Italia, no? Ma effettivamente Ercolini ci fa vedere un'altra faccia della medaglia e ci dice che noi siamo meglio di quello che crediamo. Quindi un libro positivo. E pensate un po', ho scoperto appunto leggendo questo libro che il nostro paese ha raggiunto un livello di raccolta differenziata che addirittura superiore a quello dell'Inghilterra, a quello della Francia. Pensate un attimo che riusciamo a superare persino la Danimarca e l'Olanda. Quindi la domanda, no, che lui si pone in questo testo è questa: si può vivere, possiamo farcela contro questi rifiuti, possiamo risolvere il problema di tonnellate e tonnellate di microplastiche versate nei nostri mari, nei nostri oceani? Possiamo produrre meno rifiuti? Ebbene, la sua risposta è sì, ce la possiamo fare. Il libro in realtà è un vero e proprio decalogo, no? Su quello che possiamo fare noi come cittadini, no? Ci insegna per esempio come fare bene la raccolta differenziata, quella che viene fatta, no? Prelevata da porta a porta, oppure ci parla per esempio del compostaggio, di come trasformare i nostri rifiuti organici in fertilizzanti, ci parla del riciclo dei materiali, come possiamo riciclare materiale. Per esempio, la parte che mi è piaciuta di più è quella dove parla degli elettrodomestici, perché spesso anch'io mi chiedo, mi si è rotta la lavatrice, cosa faccio con questa lavatrice? Ecco, e il mio problema era, vado a produrre un rifiuto che l'ambiente non riuscirà mai a smaltire. Come risolvo il problema? Vi parla anche di questo. Perché ho pensato di consigliarvi questo libro? Perché quando abbiamo affrontato in classe, se vi ricordate già partendo dall'anno scorso, continuando poi quest'anno, prima nelle seconde, poi nelle classi terze, la questione che è venuta fuori, quello che molti di voi mi hanno chiesto è questo: ma professoressa, cosa possiamo fare noi? Ecco, e io allora ho pensato tanto a questa vostra domanda e ho trovato in questo libro la risposta. Diciamo che quello che mi è piaciuto, no? E che lui ci dice una cosa fondamentale, questo autore. Ci dice che
la collaborazione tra i cittadini, le istituzioni, i produttori, quindi parla di collaborazione, parla di solidarietà tra noi, perché siamo tutti nella stessa barca, possiamo risolvere il problema. Se ognuno di noi fa il proprio, ce la possiamo fare. Ecco, questo appunto vi consiglio questo libro, perché è un messaggio positivo, un messaggio su quello che potete fare voi. Come io vi dico sempre in classe, siete voi il futuro, siete voi gli uomini e le donne di domani. Questa terra vi appartiene, fa parte del vostro futuro, quindi tutto quello che farete ve lo ritroverete. E quindi potete, come vi dicevo prima, trovare anche degli spunti, perché appunto tutto il libro è strutturato come un decalogo, quindi le regole che si possono seguire per fare il bene anche del nostro pianeta. E quindi un messaggio positivo, come vi dicevo prima, in un momento diciamo tragico per l'Italia. E perché vi fa vedere anche un'Italia diversa, un'Italia di cittadini responsabili, perché lui raccoglie in questo libro anche le sue esperienze, quello che ha visto in 34 anni, perché da 34 anni Ercolini si occupa appunto di queste problematiche. Il linguaggio è molto semplice, anche se il libro è un pochino lungo, perché sono circa 200 pagine, però sicuramente non vi annoierete. Una parte del libro è dedicata anche a un altro problema di cui si è parlato tanto, specialmente l'anno scorso in Italia, che è quello degli inceneritori. Non so se vi ricordate, c'è stata tutta una polemica in Italia: inceneritori sì, inceneritori no, fanno male, fanno bene. Ebbene, lui ci dice che possiamo eliminare gli inceneritori e asserisce, come la maggior parte della comunità scientifica, che gli inceneritori fanno male, perché dove c'è combustione c'è sempre un rilascio di sostanze. Queste sostanze, che sono poi piccolissime, che noi non vediamo, comunque si depositano nell'ambiente, quindi noi li respiriamo, li mangiamo e quant'altro. Di questa cosa avevamo già parlato in classe. E quindi è interessante anche da questo punto di vista, perché, come vi dico io, cioè, questo libro sta sul pezzo, cioè va a vedere anche quelle che sono le problematiche del territorio italiano. Quindi, se vi interessa, leggetelo in questi giorni che siete a casa. Nelle prossime video lezioni parleremo invece in francese questa volta, quindi non in italiano, di quelle che sono le misure che dal punto di vista legislativo anche che la Francia ha preso nei confronti dei rifiuti. Cosa sta facendo la Francia? Il testo si trova sul vostro libro, e quindi vi farò poi una video lezione solo su quello. Per ora vi ringrazio, spero che questo libro vi possa piacere, che qualcuno di voi lo leggerà, e niente, al prossimo libro, buona lettura, ciao e a presto.